Ok, ora abbiamo già messo la centralina sul lab, ora andiamo a metterci i motori, ok? Per quello prendiamo il telecomando, servirà a dopo. Sul lab premiamo simbolino e più sopra a destra, e più simbolino di scansione, ok? Si apre la camera per leggere. Qua sul manuale andiamo fino al punto numero 5 che per metterci i motori, ok? Prendiamo il telefonino e facciamo la scansione al punto numero 5. Ok, dice che si va a mettersi un roller blind. Ok, va bene, aggiungi. Questo se la aggiungo sul gate, che è la porta che avevamo messo. Ok, aggiungi. Ok, dice che ci sono delle informazioni. Quello, andiamo tutto avanti, avanti. E qua dobbiamo premerci prima perché il bottone non è abilitato. Proviamo a metterci prima questo rondolino, ok, e andiamo avanti. Si mette 2 minuti e la centralina diventa a lampeggiare in verde. Ora premiamo il telecomando dal motore che vogliamo metterci sulla centralina, e sul P3 dobbiamo premersi almeno 8 volte, ma possono essere 8, 9, 10, 11. Dobbiamo premere fino a che il motore fa un primo movimento di su e giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ha fatto un primo movimento e ora dobbiamo attendere a questo secondo movimento. Una volta fatto il secondo movimento, vediamo qua, facciamo 2 volte, 1, 2, lascia lampeggiare, e qua ti dice che abbiamo messo un roller blind, ok? Andiamo qua sul simbolino del più, qua sul simbolino della pena, e qua facciamo cambiare il nome per un nome che è più adatto a noi, diciamo, non so. Tapparella 1, cosa vogliamo? Ok, fine. E qua andiamo fine. Una volta abbiamo questo, abbiamo verde, ok, salita, discesa, ok. Allora, quello più importante è, una volta abbiamo andato fino a quello che ci sono 2 minuti, premiamo sul P3 almeno 8 volte, ma possono essere 8, 9, 10, 11 volte, fino a che il motore fa un primo movimento di su e giù, e poi una volta la centralina invia l'ordine, il motore farà un secondo movimento di su e giù. A quel momento è che è stato abbinato. E veniamo qua, premiamo 2 volte. Questo lascia lampeggiare, e sul telefonino arriviamo alla fine che è stato eseguito con esito un motore, facciamo il cambio di nome e tutto quello. Quella è la procedura per metterci i motori.